stadio perfetto, una bella domenica di festa, è mancato solo il gol, però il Follia ha cercato di tutto per riuscire a vincerla. Sì, ne avevamo detto ieri, due squadre che giocano a viso aperto, ovviamente ti aspetti tanti gol e poi finisce 0-0. In realtà credo che siano anche loro, abbiamo provato a vincere la partita, hanno avuto le occasioni loro, le abbiamo avute noi e noi siamo molto contenti, credo che oggi i ragazzi hanno dimostrato il perché hanno questa posizione di classifica, perché stanno facendo un campionato buonissimo, e credo che abbiamo giocato alla pari con questa squadra che vincerà il campionato ed è una squadra molto molto forte. Forse proprio questo è il rimpianto maggiore, sia all'andata che al ritorno, non abbiamo demeritato nei confronti di quella che probabilmente sarà la vincitrice del campionato. No, ma queste due partite col Parma sì, magari potevamo anche raccogliere qualcosa di più, noi in teatro abbiamo in altre partite dove abbiamo lasciato dei punti per strada. L'unico rimpianto magari è quello di non aver potuto schierare la formazione migliore, perché è cambiato tutto. Ah sì, tanto ormai lo sapete, noi nel momento clou di questa stagione abbiamo perso probabilmente il giocatore che ha, sicuramente il giocatore che ha più talento per due mesi, forse tre. E sono tre partite che ci manca Cappellupo, che sapete bene sono importanza che ha per questa squadra. Noi abbiamo una rosa equilibrata, abbiamo dei sostituti all'altezza, però è chiaro che rinunciare nel momento top per il campionato due giocatori così sicuramente è penalizzato. Rimane aperto l'obiettivo secondo posto con l'Alto Vicentino che avendo vinto è abbassato ancora di nuovo a 3 punti. Sì, diventa dura anche aguantare il secondo posto, ma noi adesso dobbiamo continuare. Io ho detto che ieri abbiamo 10 partite durissime, adesso dobbiamo riprenderci subito, ricaricarci subito e finire bene questo campionato. Poi vedremo se riusciremo a prendere l'Alto Vicentino o meno, l'importante è che stiamo lì davanti, perché comunque rimane un campionato sopra le righe per questa squadra. Davanti ci sono le due squadre che hanno la forza maggiore sotto tutti gli aspetti, a livello economico, e quindi lottare con loro per noi è un motivo di orgoglio. Cosa capite forse questa con l'Alto Vicentino, che più di più è stata? Questa di oggi? No, quella di oggi. Con l'Alto Vicentino? Sì, sì, poi vabbè, si sono visti anche dei gol, forse a livello di qualità sicuramente. Qua non abbiamo un bel campo noi, sembra da fuori sembra bello, ma non è la palla non rimbalza bene, forse questo sole che dà un fastidio incredibile. Però se sono d'accordo, a livello di qualità probabilmente la partita con l'Alto Vicentino è stata migliore. Lì abbiamo dei rimpianti perché dicevamo 2-1 poco punti alla fine, poi si capisce, non c'è una spiegazione perché prendi una traversa e la palla rimbalza sulla linea e riesci, perché quella era la partita che potevamo vincere. Oggi poteva succedere di tutto, una partita credo equilibrata. Probabilmente veniva decisa da un episodio. Noi abbiamo avuto le nostre occasioni perché il palo di Fantini, la palla in mezzo di Adobati e il contropiede finale. Non si può pensare contro il Parma che costruisce 7-8 palle gol. Quando ne hai 2 o 3 devi cercare di sfruttare. Noi le abbiamo avute, non ce l'abbiamo fatta. Potevano far gol loro sulla traversa quando fa la Tenerelli, quindi poteva succedere di tutto. No, no, non potevamo rischiare, qui se mancavano magari 2 partite alla fine si poteva provare tutto così con 10 partite alla fine. Guarda cosa è successo a De Rossi con la Roma, mi hanno messo dentro in Champions perché sembra si è rifatto male, adesso è stato proprio di 1 mese, noi abbiamo 10 partite, non possiamo rischiare assolutamente. Centrocampo però ha fatto una buona partita, insomma. Sì, bene, bene. 3 e mezzo ha giocato molto bene, secondo me, anche Spinosa che veniva da un momento un po' così, ha fatto una buonissima partita. E i due ragazzini lì sono stati per me 3 milioni in campo. Forse hanno deluso un po' gli altri. No, non era facile, sono persone, ha fatto una guerra con quei due, non è facile con quei due. Non si è mai tirato indietro, quindi. Ma nel Nocciolini magari non ha trovato la sua giornata migliore, però ci può stare, insomma. Mentre da Polloni secondo me stava facendo bene, poi ho sentito anche lui un problemino dietro, l'abbiamo cambiato un po' più lungo, però. Giocare contro una squadra che fino adesso ha preso solo 12 gol non è semplice davanti, credo che comunque abbiano fatto la loro parte. Anche mentre uscivo la faccia, è venuto la prendere, non sa che rimuovare. No, ma anche alla fine con una certa punizione abbiamo mandato anche un parlaterale, abbiamo mandato avanti Fantini, vedo se c'era la possibilità di vincere, noi ci abbiamo provato, ma è inutile stare a speculare sul pareggio,
abbiamo provato fino alla fine, non ce l'abbiamo fatta. Mister, sul pubblico, come dice con una camicia si dice. Eh? Non è un pubblico si vede di questo. Io sono abituato al calcio di Serie A, quindi non faccio è un bel gap, ricordatelo sempre. No, è bello, bello, sì, per noi qua, che non siamo abituati, che è stata una giornata bellissima per la società, per i ragazzi soprattutto, quindi sono contento che abbiano fatto una bella partita comunque. Chiaro che cercavamo l'impresa, sarebbe stata la ciliegina sulla torta, però siamo stati bravissimi in una cornice di pubblico che dà gusto di giocare. Mi si aspettava l'assenza di Cora? No, per niente. E quindi non so perché, non saprei, quindi quando un allenatore sceglie sicuramente avrà le sue motivazioni, però la sua esclusione mi ha sorpreso molto. Posto? Posto? Grazie. Grazie a voi.